Cari amici modellisti, buongiorno. Prima di cominciare questo numero di nuovi arrivi su Plastico Tripper, come avete visto sulle immagini precedenti, abbiamo domandato al nostro assistente se andava bene e l'assistente ha confermato, quindi ci ha dato il via. Bene, allora, oggi per la sezione nuovi arrivi su Plastico Tripper facciamo vedere tre locomotive. Il numero 3 è il numero perfetto. In questo caso tre locomotive, di cui due, quelle con la scatola rossa con motore funzionante digitali sound, e la Oscar, ossia quella con la scatola blu, è una dummy, ossia una locomotiva senza motore. Al contrario di quello che facciamo di solito, ossia prima la presentazione e poi la messa sul binario e la realizzazione dei relativi video, questa volta la locomotiva Acme, che è una 646, l'abbiamo messa subito sul binario e ve l'abbiamo anticipata con un breve video. E adesso andiamo alla presentazione. Cominciamo con la presentazione della Roco, ossia una D443, come potete vedere, però è in una confezione senza motore. Questa locomotiva l'abbiamo trovata, usata, e l'abbiamo cambiata con un'altra locomotiva di cui che avevamo già e che era doppia, e questa locomotiva ci serve per fare la cosiddetta doppia trazione su un convoglio passeggeri prossimamente che verrà fatto, ripreso sulla stazione che vedete in fondo. Vi anticipo qualcosa del video. Il video sarà prendendo lo spunto dal recente treno espresso Roma-Calalzo, e supporremo che un treno passeggeri diretto a Calalzo o diretto in una località di montagna arrivi in questa stazione al traino di una locomotiva elettrica, e dopodiché avviene il cambio di trazione con una locomotiva D343 in testa e un'altra D343 in coda. In questo caso, per evitare di mettere due motrici uguali con lo stesso indirizzo e che poi alla fin fine è difficile coordinare la doppia trazione, quindi magari una spinge di più, l'altra tira di meno e viceversa, e quindi sforzano i motori. In questo caso noi abbiamo optato per una versione senza motore. Torniamo alla schermata iniziale. Quindi dicevamo, confezione come ci ha abituato la Oscar, abbastanza ben protettiva, poi la parte trasparente in plastica, e la locomotiva è all'interno. Questa locomotiva ha proprio decoder interno, funzioni, per cui vi è la possibilità di comandare le luci accendendo o spegnendo il terzo faro bianco. L'unica cosa da dire è che i fari su entrambe le testate sono rossi, ossia questa locomotiva viene messa per una doppia trazione, e di conseguenza dietro l'unità titolare, oppure in fondo al convoglio,
con le luci a rocce accese. La vedremo dopo sul binario. Una cosa va detta: sulle istruzioni sono segnate le posizioni della basetta interna. Allora, cosa succede? Che c'è via un'inversione automatica delle luci già predisposte in fabbrica. Se si desidera accoppiare altre unità per una doppia trazione come nella realtà, si può agire sugli switch posti sul circuito stampato. Ossia, il terzo faro centrale funziona in modalità digitale. Il modello è predisposto per ricevere un decoder Sound Blaster. Nel primo caso, qui c'è scritto: è incluso il terzo centrale, luce centrale bianca, ossia le due rocce più la luce bianca. Qui esclusa la terza luce centrale e qui esclusa la terza luce centrale e accensione da tutte e due le parti della luce rossa. E invece qui accensione di una luce rossa solo da una parte. Vabbè, comunque adesso mettiamo via questa scatola e passiamo alla locomotiva seguente. La locomotiva successiva è una Rivarossi E646-170 navetta in colore, leggo testualmente, livrea grigio perla, verde magnolia. Alcuni dicono grigio nebbia. Però sulla confezione c'è scritto grigio perla e noi riportiamo quello che c'è scritto sulla confezione. Poi c'è la solita bella spugna protettiva e poi c'è la locomotiva nella sua confezione protettiva in plastica. Adesso noi apriamo la confezione protettiva in plastica, che su un lato, oltre ad avere la confezione qui, questo tipo di confezione, come avete sentito, è caduta per terra la parte laterale, che adesso andremo a recuperare. Ecco, recuperata la parte laterale, che ecco, era posta così. E chiaramente, come vanno sempre in queste case, è caduta per terra. Ok, allora apriamo la confezione. Mettiamo la locomotiva sul nostro piano. Eccola qua. Allora diciamo al nostro operatore Beppi di inquadrare meglio la locomotiva. Ecco Beppi, dai, muovete. Ecco, oh, ben così, sì, ecco, buon. Ecco, la locomotiva come si presenta della Rivarossi. In questo caso è una Rivarossi Sound e praticamente contenuta in una bella scatola robusta e con la sigla HR2773S, deposito Milano Centrale, epoca quarta B. Adesso questa locomotiva la metteremo sul binario e le faremo fare una breve prova. Terza locomotiva di cui avete già visto un piccolo video postato ieri, è una locomotiva della serie E645 e 646 dell'Acme, stato d'origine epoca terza, seconda serie, e anche questa è una locomotiva digitale Sound. La scatola è molto robusta, molto più, diciamo che le Acme sono molto più robuste rispetto alle Rivarossi.
all'interno della scatola una bella confezione in plastica trasparente e dentro la confezione di plastica trasparente ci sono gli aggiuntivi, poi altri aggiuntivi, poi c'è la piastra del decoder a 21 pin, perché questa locomotiva diciamo che è sound, poi un bello strato protettivo di plastica morbida e infine la locomotiva. Ecco qua. Diciamo al nostro operatore Beppi di inquadrarla meglio, magari cambiando prospettiva. Dai Beppi, muovete. Ecco, Beppi ha cambiato prospettiva, infatti dobbiamo dire che la vista è molto migliorata. Questa locomotiva, come dicevamo, è già stata messa sul binario, comunque la rimetteremo sul binario per un'altra breve prova del sound e del movimento. Passiamo ora ai binari per vedere le varie locomotive in prova reale. Ecco inquadrata la locomotiva Acme 646 che possiamo vedere qui. Allora, con F0, come abbiamo detto, si accendono e si spengono le luci, sia sui fanali sia in cabina. Invertiamo la marcia. Ecco, vedete, luci rosse, luci bianche. Poi naturalmente ci sono altre funzioni, come il fischio, come la tromba, poi c'è l'aggancio, sgancio, annunci di stazione, eccetera. Non staremo qui ad elencarli, tanto a molti non interessano. Adesso diamo un'occhiata a come si muove la locomotiva. Come vediamo, anche con poca tensione, la locomotiva ha un minimo buono, si muove bene senza sussulti. Dobbiamo dire che questa locomotiva ha anche il tampone filtro, il condensatore filtro, per cui non c'è possibilità di interruzione se il binario fosse sporco, eccetera. Quindi adesso procederemo di nuovo per la prova. In questo settore di plastico, come potete vedere, abbiamo tolto tutti gli alberi. Il problema era che abbiamo imbiancato la sala e di conseguenza, per evitare danneggiamenti al plastico, abbiamo tolto tutto quello che si poteva togliere. Di conseguenza, adesso la visione dei treni in corsa è molto migliorata. Invertiamo la marcia.
abbiamo risposto la nostra acme e adesso stiamo inquadrando la Riva Rossi. Ecco, abbiamo anche qui acceso i fanali, spento, invertiamo la marcia. In questo caso la Riva Rossi ci ha abituato che i fari rossi non ci sono, perlomeno con la versione F0 normale. Poi con F1 si accendono i suoni, ossia si accende il motore. Soltanto 2 il fischio. Soltanto 3 i ventilatori, soltanto 4 il reostato, ecco, soltanto 5 altro fischio, soltanto 6 aggancio e sgancio, soltanto 7 freni e sgancio condotta freni, aria compressa, tasto 11. Diciamo che rispetto all'Acme, la gamma, ecco, fischio capostazione, compressore d'aria. Diciamo che rispetto all'Acme, la Riva Rossi. E l'Acme, quella che abbiamo presentato, non è la recentissima versione. Anche questa della Riva Rossi non è una recentissima versione, però questa, con questa la gamma dei suoni arriva fino ad F26, con l'Acme arriva fino a F18. Adesso proviamo anche questa. Cambiamo prospettiva e cominciamo a fare la prova e vedere come funziona. Il minimo è buono, come per l'acqua. Ricordiamo che questa locomotiva non ha il condensatore tampone. Il suono è leggermente diverso rispetto all'Acme, direi che è più veritiero questo rispetto all'Acme. Infatti si sente il trascinamento degli alberi e delle parti metalliche. Invertiamo la marcia. In questo caso il locomotore lo parcheggiamo qui per il momento e ci servirà per preparare il video inerente al cambio di trazione da elettrica a diesel. Adesso passiamo all'ultima locomotiva, la cosiddetta dummy, ossia senza motore, per vedere come funziona. Ecco, allora da come possiamo vedere, la locomotiva dummy, che è questa, ossia quella senza motore, è stata accoppiata alla 343 della Roco. In questo caso abbiamo l'indirizzo 6 della Roco, la dummy invece ha già i fanali accesi, come possiamo vedere da un particolare.
col terzo faro bianco acceso, che si poteva anche spegnere, però noi abbiamo preferito lasciare le impostazioni di fabbrica, e i due fanali rossi posteriori. In questo caso la motrice anche questa ha i fanali rossi posteriori accesi. Naturalmente dovremo agire sul tasto funzione della locomotiva diesel in modo da provare a spegnerli. Infatti agendo col tasto F12 si spengono le luci. Adesso allarghiamo il campo e vediamo le due locomotive partire. Accendiamo il motore della prima locomotiva, che è la Rocco che abbiamo presentato i giorni scorsi. Naturalmente, poiché la locomotiva danni è senza decoder, non possiamo comandare le luci bianche in retromarcia. Comunque la locomotiva danni qui è destinata a procedere sempre dietro l'unità motrice principale oppure in coda a un convoglio. Comunque con questa locomotiva noi praticamente abbiamo concluso, ci mancherebbe solo una navetta con i colori arancio, viola eccetera, però come vedete il parco di locomotive con e senza motore della D343, 345, D443, D445 è quasi completo. Ok, allora spegniamo la nostra locomotiva e adesso andiamo in laboratorio per preparare il video da mettere su YouTube, e vi rimandiamo alla settimana prossima, dove posteremo un altro video di questo tipo con una novità importante, un'automotrice che pochi hanno e che, della quale se ne vedono pochi video su YouTube. E nel nostro caso non è una locomotrice delle Ferrovie dello Stato, ma del Trenord, ossia le linee che agiscono nel nord della Lombardia. Comunque è una bella automotrice, bel convoglio di 3 unità, e niente, vi rimandiamo alla settimana prossima. Arrivederci.